Sinceramente, non avrei mai creduto di trovarmi un giorno di fronte a questa scalinata. Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blill87 e finalmente siamo nell'ultimo episodio di Deep in the Void, la mappa CTM Parkour che stiamo portando avanti ormai da mesi. Questa è la scalinata che ci separa dal livello vero e proprio. Questo è l'ultimo livello, il più difficile, il più lungo, senza checkpoint, perché su PS4 non era possibile fare checkpoint, quindi dovrò ogni volta che muoio ricominciare da capo. E oggi dovremmo riuscire ad arrivare lì sopra. Il nostro obiettivo è lì sopra. Questo è il livello della lana, chiamiamola così, di diamante, e penso sia giunta l'ora di iniziare. Buona fortuna a noi. Allora, questo è il primo salto e sembra abbastanza facile. Ok, all'inizio è tranquillo, sono caduto. Stavo dicendo che l'inizio era tranquillo, però a quanto pare mi sbagliavo. Cerchiamo di non fare di nuovo castroneria perché il livello è molto lungo e complicato. Se cominciamo a morire già dall'inizio, comincia a essere complicata la situazione. Prendiamo la giusta rincorsa. Ok, e qua è ancora semplice, per modo di dire. Più avanti è molto complesso. Più che complesso, è molto lungo, quindi cadere qua sarà molto snervante perché significherebbe ricominciare tutto da capo e a lungo andare la cosa potrebbe snervare parecchio. Ci sono passaggi alquanto bastardi, però la mappa tutto sommato è sì difficile, ma nella norma, tipo questo salto è un po' strano, però ce la dovremmo fare, ok. Ok, tipo questo è un passaggio discretamente difficile perché questa cosa di ferro è molto piccola. Siamo caduti. E ogni volta dover ricominciare fa aumentare la rabbia, quindi ci concentriamo sempre di meno. E la cosa non è bella, vedi? Non abbiamo neanche conquistato ancora la prima colonna, però siamo riusciti a fare il salto. Come vedete ci sono più colonne da dover conquistare, diciamo così. E ogni colonna ricorda un passaggio di qualche livello precedente. Tipo questo salto ricorda il livello nero, anche se il livello nero non c'era la mattonella, ma c'era un altro di questi cosi d'acciaio. 3, 2, 1, sandai! Siamo caduti. No, siamo caduti su un'altra mattonella, quindi dobbiamo farci tutto il giro da capo. Però meno da capo del solito, come se quello sotto fosse uno shortcut di Dark Souls. Più o meno, ce l'abbiamo fatta. E adesso dobbiamo andare sulle liane. Sulle liane. Ok, stiamo procedendo abbastanza bene. Pensavo molto più tempo, però c'è anche da dire che siamo ancora alla prima colonna e ce ne sono un po' tante. Oppla. Ok, abbiamo quasi conquistato la prima colonna. Sono contentissimo, guarda. E via. Verso nuove avventure. Ottimo. Vedo la scala in lontananza e mi sento che sto andando abbastanza bene. Ero caduto, ero cadutissimo, ero proprio cadutissimissimo. Attenzione. Attenzione. E attenzione. Prima colonna presa. Io spaccherei questo per festeggiare. Ok, adesso percorso sulle sbarre di ferro per arrivare alla seconda colonna. Un percorso un po' più facile. Cerchiamo di non caderci di nuovo qua. Oppla. Ok, questo non è difficile sta parte. Non è difficile quasi per niente, dai, però. Che poi la cosa bella è se cado tipo là. Là è possibilissimo cadere diciamo, dalla lana al tunnel che riporta a casa. È molto possibile cadere. Se cado là proprio sarà uno spasso, guarda, proprio la voglia di suicidio. Oppla! E si vola. Da qua a là sicuramente non ci riesco, quindi devo atterrare qui. Ci siamo riusciti? Non ci credo mai nella vita che ci siamo riusciti. Oppla! E questa parte è abbastanza semplice. Ok, spacchiamo per promemoria. Attenzione adesso, vabbè, questa se la faccio accovacciato è molto semplice. Se la facevo da dritto era un po' più complicata, però come vedete uno basta che si accovaccia qua, anche se non è proprio il giusto, quindi via correndo. Op, op, op. Terza colonna, subito, subito, via, senza pensieri. Che bellezza. Sto salto me lo ricordo. Buttiamo questa che non ci serve. Sto salto me lo ricordo. Non mi ricordo in quale livello è, però
ma un salto suicida del genere me lo ricordo. Allora, abbiamo la misura, ok, e si vola tantissimo. Quattro cuori persi, però ci stiamo riuscendo. Via, devo soltanto non morire. Siamo a quattro colonne, ragazzi, eh. Questo è così? No, questo è troppo facile così. Questo doveva essere a zigzag. Così è una stronzata. Siamo già alla colonna nuova. Ah, qua partono le cose belle, vedi? Le cose belle. Guarda là, non me la ricordavo quella con le teste. Là ci muoio tante di quelle volte. Porco il cazzo, la testa del Wither, non me la ricordavo. Che cosa orribile che ho fatto. Vai così buona. Vai, no! Che palle, ogni volta dove fare tutto da ca. Dai, ora sto pezzo me lo faccio senza accovacciarmi. Vediamo se ci riesco. Senza accovacciarmi dritto per dritto. Attento al buco, attento al buco. Ok. C'ero caduto. Aiuto, aiuto. Ok. Via verso nuove avventure. Senza accovacciarmi ce l'ho fatta sto giro. Ora ci arriviamo. Ora ci arriviamo. Nella parte delle teste ci darà molti problemi. Là c'è la scala zigzag. Vedo la fine. Mancano tre colonne alla fine. Cerchiamo di non morire, per favore. Se faccio senza rincorsa, ci siamo. Guarda. Io mi ammazzavo a fare rincorsa e quella non ci voleva. Via, via, via. Ah, che bellezza. Porca puttana delle teste del Wither. Piccole infami, piccole e infami. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio. Pensavo moltissimo peggio. Ok. Ok, dai che ci siamo. No! Stiamo procedendo abbastanza bene. Dai che quest'ultimo livello ci saranno soddisfazioni. Dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Nuova colonna presa. Vai, vai, vai. Ci siamo, ci siamo. Butta via questo. Stiamo riuscendo a portare a termine la mappa. Il mio orgoglio mi sta inorgogliendo. Oddio, che cosa sto dicendo? Sto impazzendo. No! Ora devo saltare in angolo per prendere la scala, altrimenti questo coso non lo faccio mai. 3, 2, 1, via, 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 via. Buono, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo tantissimo. Ci siamo tantissimo. Là c'è un checkpoint. Non ci credo, mi sono fatto il checkpoint. Bellissimo. Cioè, quindi qua se cado, cado lì. Evviva, evviva. Potrebbe far venire un po' di giramento di testa sta parte. Quindi vi avviso di non guardarla se siete deboli di giramento di testa. Dai, dai, dai. Ok. Dai che si vola. Dai che si vola. Vaffanculo, spacca questo. E via. Ci siamo. Raga, ultima torre. Vedo la cassa. No, vabbè. No, vabbè. No, non è vero, non è vero. Credo che quel poco di sanità mentale che mi resta stia andando a puttane. Quindi, affanculo. Che poi, in effetti, la cosa più bella di questa mappa è questa scala, che è proprio figa. E io ogni volta devo ripercorrerla, quindi mi sta andando abbastanza a noia. Nonostante sia molto figa, mi sta cominciando a rompere i coglioni anche la scala, vedi, vedi, vedi? Ce la possiamo fare. Bisogna solo essere concentrati. Come il succo di pomodoro, non basta. Dai, cazzo, dai, che ce la si fa. Ce la possiamo fare. Questo è l'ultimo. Poi ci sono i salti quelli ancora più brutti. Però questo dobbiamo farlo. Questo dobbiamo farlo. No! È impossibile sto fatto però, eh. Dai, dai, che ce l'abbiamo fatta. Questo è un po' più semplice. Dai, via, 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 via. Ok. Adesso sono gli stessi, solo che sono a una sola mattonella. Però sono in piano e non sono in salita, a parte quello che è in discesa. Quindi possiamo farcela con tanta calma. Guarda, io quasi riesco a prenderlo. Mi sento quasi di poterlo toccare. Dai che ce la possiamo fare. Non demordiamo, non falliamo. Dai, ok. Tre salti. Tre salti per noi. Tre salti, cazzo! Sto sbroccando in maniera esagerata. Sto impazzendo. A vedere questo sfondo nero ogni volta che cado è una delle cose più brutte. Ce la faccio più, però ci sono.
ci sono. L'ultimo salto. Ultimo salto. Respiriamo. 3, 2, 1. Ci siamo. Via. Bellissimo. Bellissimo. Non si capisce niente. Siamo nel punto giusto. Siamo nel punto giusto. Blocco di diamante. Uno solo. Uno solo basta. Ultimi salti. Ultimi salti. Ultimi. Ultimi. No! Non è vero, non ci credo. No, non ci credo, non ci credo. Con il blocco di diamante sono caduto. Non ci credo mai più. Non ci credo. Poi dice che uno deve bestemmiare. No, questo me lo ricordo la vita, sto fatto comunque. Proprio me lo segnerò nel DNA. Cioè, non dormirò stanotte. Ero arrivato alla fine. Avevo spaccato il vetro. Mo però, calmiamoci. Calmiamoci che ci risiamo. Siamo di nuovo ad un passo dalla fine. Ok. Op, op, op. Prendi un altro blocco. Ne prendo due. Sto giro ne prendo due. In corsa fino all'ultimo. Non me ne frega un cazzo. Non voglio più perdere. Attenzione. Ultimi due salti per davvero. Da qui a lì. In corsa più possibile. Ok. Si vola. Si vola. Si vola. Colloca qua. Per ricordare che abbiamo finito la mappa. E si scende verso la luce. Verso la luce del creato. Verso la fine della mappa. Ho capito a quale giocatore ti riferisci. Blill87. Sì, ci siamo. Un saluto al letto. È l'ultima volta che lo rivedremo. Non l'abbiamo mai utilizzato. Un saluto alla scritta Deep in the Void. Un saluto a tutti i miei collaboratori. Quelli che hanno costruito la mappa con me. Adesso è giunto il momento di piazzare l'ultimo blocco nel nostro monumento. Intanto qui c'è ancora carne. Ci siamo. Vedo il monumento. Il vetro qui colorato accompagna il mio cammino. E ci siamo. Ultimo blocco. E il monumento è finito. Non ci credo mai. Non ci credo mai. 3, 2, 1. Boom! La soddisfazione di aver completato un monumento. Purtroppo non ci sono mod su PS4 che io sappia. Quindi purtroppo non posso far comparire fuochi d'artificio una volta piazzato il blocco, però posso uscire dal gioco, riavviare una partita in creativa e sparare l'impossibile. Ed è quello che sto per fare. Questo è il momento di festeggiare. Come si lanciano sti cosi? Via, via, lancia tutto, non fanno niente. Si scoppiano dentro. Vai, si spacca tutto, si vai, esplodi, come cazzo si fa? Esplode il mondo, vai, si abbiamo vinto la mappa, potrei spaccare tutto ma non me la sento, guarda come esplode tutto il mondo. Tanto mi sta venendo il mal di testa a vedere sti cosi scindillevoli che esplodono per tutta la mappa, però noi siamo contenti così. E con questa bella immagine io vi saluto. Abbiamo finito la Deep in the Void, il monumento è al completo, andiamoci a dare un'altra occhiata. Peccato che non sono partito i fuochi artificio appena ho finito il monumento. Però è bello anche così, tutto fatto a caso. Il caso è quello che contraddistingue il mio canale, dove tutto è fatto a caso, tutto è fatto da un ragazzo che dopo 8 ore di lavoro si mette davanti a una PlayStation e fa il cazzo che gli pare. Il vostro Blill87 può salutarvi qui. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che in descrizione c'è la pagina Facebook, il profilo Instagram, c'è anche tipo Telegram e altre cazzate varie in descrizione. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, un pollice in giù se non vi è piaciuto, un commento dove mi fate sapere la vostra opinione e io vi saluto e fuochi d'artificio a tutti.